Amici sportivi, si riprende la diretta di Punto Sport con le dovute, naturalmente, i canoni completamente cambiati. Tolgo la mascherina che ho portato sino a questo momento, come gli ospiti. Una data che naturalmente non dimenticheremo facilmente, perché è una data che ha cambiato anche la trasmissione completamente. Presento gli ospiti, anzi, si presentano da soli. Buonasera Paolo Brugnoli, dopo 7 mesi ci rivediamo In diretta con la Misarella. con la Museruola, benissimo. Buonasera Davide Galimberti. Anche lui con la Museruola, che noi togliamo adesso perché per parlare dobbiamo naturalmente togliere questo nuovo abbigliamento. Allora, a nome, voglio fare una cosa un po' per noi molto importante, a nome del presidente Claudio Bertani, dell'amico Gianni in regia e del sottoscritto, ma anche dei nostri ospiti, voglio spendere 2 minuti sugli sponsor che per 7 mesi, dico 7 mesi, ci hanno accompagnato in queste puntate, che repliche, che hanno avuto anche un successo piuttosto importante, anzi decisamente importante e inaspettato. Dico solo i nomi: Contini Petroli, Bottega del Pane, Centro Edile, Macelleria Brugnoli, Combek, Camisa, Macchine Agricole, Borgotelli, Immobiliare Valtaro, Speedy Car, Savani Paolo, e poi naturalmente Caseificio Borgotaro, ZM Infissi, Macelleria Savani, Autoscuola Borgotarese, Dudù, Pizzeria Masco, Caffè Dintorni, Centro Atlantide, Boomerang, Bar Boomerang, Ristorante Manubiola, Un Nodo al Pettine, Acconciature, Gastronomia Jack, Moda Inn, Hotel Roma, Della Nonna Gastronomia, Odissea, Bar Odissea, Ponte Lecca, Pizzeria e Tre Angeli in Tour. Grazie a tutti questi e naturalmente noi, oltre a dirvi grazie, cosa possiamo dire? Nulla. Vi dedichiamo la prima puntata. Allora. Sperando che continuano a guadagnare, perché se guadagni Speriamo. big, anche la sposa tanto mi affalo. Tu ti sei presentato in un abbigliamento molto Molto particolare, te lo particolare. concediamo. Ognuno si veste come vuole. Esatto, Insomma, quella democrazia fena lì. sai che adesso va di moda un pezzo molto bello a livello musicale. È La Libertà di Giorgio Gaber. Eh sì, La bene. Libertà. Del 60 giù di lì, agli La anni libertà è un 60, grande bene, beh, sì. dato Ma da uno molto in alto fena e lì. gli altri non possono gestirla, sicuramente. Beh, allora che era grandi cantanti, grandi compositori, era un altro È un mondo. altro mondo. Grande soddisfazione di assistere e di giocare. Poi la soddisfazione di giocare Ecco, era. adesso giustamente noi seguiamo lo sport, uno sport monco di pubblico, monco di tutto praticamente, con ogni problematica che si sta trascinando dalla Serie A alle nostre squadre che avranno vita dura. Parlo? Vai. Ma sai, vita dura a dir poco, perché a livello personale uno, tra virgolette, può fare quello che vuole, ma a livello di gruppo, quanto devi gestire, sai, un insieme di persone con questi problemi qui, è una bella responsabilità, e sono problemi secondo me. A prescindere da ognuno, poi a livello personale, ma sono problemi molto seri. Mi la vedo così: se è vero che questa cosa qui, purtroppo Purtroppo è vero, le purtroppo è va vero. era, voglio dire, sono problemi seri. Infatti, voglio dire, ci han cambiato la vita, perché a prescindere dallo sport, che era una cosa importantissima, perché lo sport è anche salute, se lo fai nel modo giusto, è salute, è divertimento, è soddisfazione, sono tante cose che quando sei fuori dal lavoro e ti soddisfi, no? Nella tua vita quotidiana. Sai, io dico la verità. Mica avrei molti dubbi a portare avanti una squadra, perché insomma sono responsabilità mica da poco e pensieri mica da poco, perché sport individuale, capisci, e ti fa 50 km a piedi, ti gadati,
ma sport di squadra dove c'è continuamente il contatto fisico, non lo so, sono decisioni mica da poco da prendere, perché io dico la verità, Mifius ancora in campo, fortunatamente, fortuna. Non giocheresti, via. Io avrei dei pensieri mica da poco. Anche perché si rischiano posti perché di lavoro. Da una parte ti viene la smania di giocare, la smania di confrontarti con gli altri, no? le cose che ti dà lo sport. Sì. Ma dall'altra parte pensi alla salute e al lavoro. Perché, cioè, lavoro, devi avere la bottega, ti avere a mia nicchia la bottega. Certo. È una situazione imbarazzante. No, dirò una parola posso mia dirla, da posso comincia con M, non posso mia dirla, però è veramente una situazione veramente brutta, ecco, brutta, perché ti tira via la libertà di respirare a bocca aperta. Chi su ma chi con la mascherina ti aspetti, vuol dire, di qualcheduno è la colpa. Vabbè. Grazie Paolo, adesso il microfono all'amico Davide Galimberti. In generale, ecco, come la pensi? Questo è un momento, io avevo detto, perlomeno in giro e anche alla radio, che sarebbe stato meglio rinviare tutto a Pasqua del prossimo anno, probabilmente, poi magari ancora peggio. Non è facile da, perché ognuno poi ha il suo pensiero, ma è successa una cosa che nessuno poteva immaginare, la gravità di questa cosa qua. Abbiamo vissuto un paio di mesi che sentivamo solo ambulanze girare, questo non ce lo possiamo dimenticare, secondo me. In questo momento l'attenzione deve essere molto alta e prima di tutto uno deve tutelare la sua famiglia, il suo lavoro e poi dopo lo sport. Quindi oggi mi viene da dire che lo sport amatoriale, a livello amatoriale e di gruppo, è una cosa molto rischiosa. È rischiosa non solo per le persone che lo fanno, ma anche per tutte le famiglie, per tutti i lavori, per il lavoro in se stesso. Quindi, così, se posso dire la mia idea, sì, la penso anch'io, che comunque lo sport in questo momento dovrebbe fermarsi e magari provare a ripartire in primavera. E perché no? Provare a fare quello che ha sempre sostenuto il signore qui di fianco, che diceva di giocare nell'anno solare. Quindi partire magari a marzo e finirla a luglio, agosto, quando, o settembre, insomma. Sì. Perché dobbiamo ricordarsi che si è sempre fatto, lo sport è sempre stato fatto per un divertimento al nostro livello. I professionisti, secondo me, sono un'altra cosa. I professionisti, quindi il calcio è la terza industria a livello nazionale, parlano, quindi insomma fermare quello è già un po' più difficile. Ma il nostro è sempre stato fatto per un divertimento. E non so oggi chi possa andare al campo e divertirsi con la mascherina, nello spogliatoio, fare le docce, non fare le docce, aver paura di fare, avere contatti. Calcio è un contatto fisico, è un contatto fisico, esatto. Ma non solo il calcio, il pallacanestro è uguale. Poi si dice ok, lo sport individuale, però adesso vediamo il Giro d'Italia. Le corse sono vicine una all'altro, anche quello è professionistico, però dico anche al nostro livello, il ciclismo, anche quello, le gare al nostro livello sono pericolose anche quelle. Quindi io penso che tutto quello a livello dilettantistico in questo momento dovrebbe fare un passo indietro. Passo indietro. Noi facciamo un passo avanti e vediamo qualche notizia commerciale, dai. Contini Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro.
Combek, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combek, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combek, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combek, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco. Le nostre carni sulle tavole di tutti noi. Carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Borgo Hotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind. Puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgo Hotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più, vieni a trovarci a Borgo Hotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditaro. Savani Paolo, concessionario Sivam, esclusivo per la zona di Parma, specializzato in prodotti per l'agricoltura. Ampia gamma di latte in polvere per lo svezzamento dei vostri vitelli. Mangimi di alta qualità per le vacche da latte. Integratori vitaminici, minerali, tecnologicamente avanzati per il vostro allevamento. Le migliori varietà di erba medica per le vostre semine primaverili e sementi di frumento e orzo per le vostre semine autunnali. Ampia gamma di lettiere per cavalli e la loro alimentazione. Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgo Taro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocarro o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car. Autocarrozzeria Borgo Taro, veloci e professionali. Salutiamo gli amici della Speedy Car e vi do un'altra notizia commerciale importante. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro, telefono 0525 920068. Pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca con certificato A1, prezzo promozionale attuale per tutto il mese di ottobre a 4,64 € al sacco di chilogrammi 15. Ripeto, al Centro Legno trovi anche delle alternative a prezzi ancora più convenienti. Il vero professionista del legno, Squeri Carlo Alberto, Centro Legno. Ricominciamo, allora... Ma le dure ha parlato sport. Abbastanza. Vuole dire che nessuno gioca o quasi. Beh, la Valtarese ha giocato. Ha giocato la Valtarese. Di tutte le nostre squadre ha giocato la Valtarese. E ha ottenuto il passaggio, sì, del turno in Coppa, turno, che è importante. Ma ai rigori, rigori 6-5, va bene. Perché... Direi che è stato un bel derby, perché poi lo chiederò anche a Davide, nel senso che due gol a Borgotaro della Valtarese, due gol a Collecchio del Solignano, insomma due squadre in salute. Insomma. Sì, sì, beh, io la partita non l'ho visto, non ho neanche letto il giornale e niente che ho chiesto, però insomma... C'è da augurarsi che le nostre squadre, che fa che vai sempre in tutti i modi, la Valtarese è passato il turno, se hai una rosa ampia è meglio, pensando solo a giocare basta, non pensando a quel cavumadoso. Allora se hai una rosa ampia, poi il settore giovanile non gioca, no, mi pare. No, si allena, no, però per il momento. Allora, avendo una rosa ampia, passare il turno. Tra l'altro sembra che è una bella cosa. Per quanto riguarda la pallacanestro, si parta il primo di novembre. Eh? Ah sì, primo novembre. Parte le iscrizioni sono queste. Ma amico, ti ho detto, io ho i miei dubbi sul giocare a livello dilettantistico, amico, i miei dubbi. Perché almeno.
io penso con la mia testa, scendendo in campo con queste cose, sono campionati sfasati, i miei campionati, io non dico che non siano regolari, però sono campionati un po' così, perché almeno io penso che chi gioca può pensiero utile sempre. Ora non sei concentrato veramente sulla partita, su tutto quello che ti, da, ti deve dare e devi comportarti in partita. Poi magari quando sei lì dimentichi tutto e via. Però stato d'animo, come diceva anche lui, io avrei sospeso fino a prima, dopo l'inverno. L'inverno ti dice tante cose su queste cose qua, certo. Ti dice se aumenta o se diminuisce. Poi voglio dire, mi fa coso anche a tutto il modo che mi abbotto a una medicina. Io credo più nella medicina che nei distanziamenti, queste cose qua. Nel vaccino, io credo più nella medicina. Ah, ho capito, che nel vaccino. Che ho nel capito, vaccino. Ho capito, ho capito. No, credo. Ora, è possibile che tu ti sei stati Gavuma e riesci a trovare una mezzaina per questa cosa qua? Non lo so, insomma, è un qualcosa che abbiamo addosso, veramente, tornando a questa ragionamento, che è veramente brutto. Ora, che da Guras, che campionato continuano, però migo sempre questo coso. Esatto, qualche dubbio. Non, per me non sono campionati regolari. Davide, anche la tua opinione, e poi ti chiedo a te una cosa importante, perché in giro insomma, le indiscrezioni ne escono. La categoria seconda e terza avranno qualche problema in più della prima. Ma allora sì. Cioè, secondo me i problemi saranno gli stessi, perché sì. I problemi e i contatti sono uguali, quindi cioè, no, ma dico problemi nel giocare, senso che avranno guarda, ascolta, gli spogliatoi che sono in seconda sono uguali a quelli che sono in terza e in prima. Ci sarà qualche società che avrà la possibilità di tenerli distanziati, però secondo me i problemi sono un po' di tutti. Poi se mi dici che la Federazione di Bologna per la prima decide in modo diverso da quella di seconda o di terza di Parma, può essere, anche se da quel che so diverse squadre di seconda categoria, anzi 11 su 12, mi hanno detto, hanno fatto una lettera alla FIGC, giustamente secondo me, lamentandosi, chiedendo di posticipare il campionato. La FIGC gli ha risposto che non ci pensa neanche, anche perché sa che diverse società stanno facendo amichevoli, quindi dice, allora se fate le amichevoli potete andare a giocare in campionato. E da quel lato qua, io non lo so se è vero, ma se è vero non gli si può neanche dar torto. Però ci sono delle discrezioni dove alcune società hanno fatto un sondaggio tra i loro giocatori e sta emergendo che molti non vorrebbero giocare. Ma guarda che io oggi ho parlato con un allenatore, non dico il nome perché non certo, mi sembra, me, ma lui nella sua squadra mi ha detto che due giocatori non hanno proprio iniziato perché hanno paura di questa situazione qua. Poi, perché hanno il problema in famiglia, hanno il problema col lavoro, un lavoro magari improprio. Quello lì, se uno lavora improprio, oltre che io tutto, dico, se uno fosse responsabile il lavoro è tanto uguale improprio come da dipendente, perché non è detto che tu sei un dipendente te ne puoi fregare. Però sicuramente uno che c'è improprio, che magari è da solo, dice prima di devo stare attento. Quindi questo è successo in prima, ma secondo me è successo in tante squadre di seconda e terza, e secondo me uno che dice una roba del genere tu non gli puoi dire nulla, cosa gli dici? Io personalmente avevo mi era tornata una mezza voglia di iniziare, ma mi è passato immediatamente. Perché ecco, ti faccio una domanda, perché il regolamento lo sai più te di quanto posso saperlo io. La domanda è un po' cattiva, nel senso che il problema è grosso. Allora, tu sei allenatore e facciamo finta che sei in attività e più di metà squadra dice ma io non gioco, domenica non gioco. Cioè, la società cosa fa? Beh, la società secondo me deve solo rispettare la decisione del giocatore. Cosa fa?
cioè non è che siamo degli sono degli stipendiati da dire con dei contratti che tu comunque non siamo mica professionisti, cioè, ma infatti secondo me mi metto nei panni di un allenatore che deve lavorare in questo momento, non sa se fare la preparazione, se forzarla, se caricarsi, se non caricare, perché non sa se fare due di che lavorare, gioca, non sa come organizzare. Qualcheduno manca, cioè due o tre persone in più o meno in una squadra possono cambiare, possono cambiare l'equilibrio. Quindi magari, come diceva prima lui, i campionati possono essere falsati. È vero che tutti i giocatori sono uguali, ma magari se dipende anche da lì, Però il problema sarà anche che se non giochi la FIGC, che si parla di retrocessioni addirittura. Se non giochi ti dà... svincolo di giocatori, cosa può succedere? No, perché ho capito, qui ma a un certo punto che diano daranno la partita persa, ma alle società cosa gli possono chiedere? Che l'anno scorso hanno pagato l'iscrizione, non gli hanno restituito un euro, hanno giocato metà stagione e adesso gli hanno già chiesto una parte di iscrizione. Adesso io non dovrei dirla quella cosa qua, però la verità è questa. Quindi le società oggi, secondo me, hanno tutte le ragioni al mondo a lamentarsi e di non giocare. Si sono, mi hanno detto che si sono resi disponibili a trovare i campi nell'anno nuovo, a trovare i campi anche in serale, giocare domenica, mercoledì. Più di così cosa devono fare? Io capisco che anche in federazione ci siano delle persone stipendiate, che il lavoro è importante per tutti, però quelle categorie che oggi non possono lavorare devono essere giustamente aiutate dallo Stato, ma non tutti a prescindere, a chi serve. Mi sembra che invece adesso si stia, adesso non voglio entrare in certi argomenti, ma concordo, si stia dando concordo a destra e a sinistra cose un po' insensate, si stanno dicendo in giro. Ma anche perché tu parli con un commercialista, non ci capiscono dentro niente, loro che fanno della loro vita lo studio di leggi e quant'altro. Le regole, secondo me, devono esistere, delle regole ben precise per tutti. Molto chiare. Oggi non ci sono, vuoi perché, come ho detto prima, quella cosa qua ha sorpreso tutti, nessuno pensava che fosse così grave, vuoi perché, non lo so perché, comunque le regole non sono chiare. Vedi quello che è successo in Serie A. Poi arriviamo anche a quello che lì, dopo poi c'è chi ci nuota dentro. È così. Cioè, il Milan ha giocato senza il suo giocatore più importante, si è giocato la prima parte di stagione che era la più importante perché nel nostro piccolo senza Ibrahimovic ha rischiato di uscire contro una squadra di quarta divisione, però è andato e ha giocato, punto. Per cui insomma devono essere delle regole precise, devono essere fatte e devono essere fatte rispettare da tutti, non che il governo dice una cosa, le regioni dicono un'altra e le province dicono un'altra. Dove siamo? La legge è una e una, basta, esatto. Quello dovrebbe essere. Come è una legge, caro Gian, che dobbiamo dare qualche consiglio e voi dovete seguirlo. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Valditara, in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, a Borgo Valditara. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo. Macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditara. Telefono 0525 97 447. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi lo trovi a Borgo Taro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditara, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. We'll be right back.
Caseificio Sociale Borgotaro, Ponte di Scodrino, Albareto. Da 50 anni produce il parmigiano reggiano di montagna, prodotto con latte dei propri soci rigorosamente da Valtaro. Nel punto vendita del caseificio lo si può trovare in diverse stagionature. Inoltre troverete tutti gli altri prodotti caseari, primizie locali come funghi, marmellata, conserve, salumi e vini. Vi ricordiamo il nostro reparto macelleria, con carni nostrane delle nostre valli, dal produttore al consumatore. Il lunedì siamo presenti davanti al Farnese, nel mercatino dei produttori. Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte di Scodellino, Albareto. Finalmente si ritorna a tavola. Il ristorante Manobiola vi aspetta con la sua strepitosa cucina casalinga, dove i grandi protagonisti sono i funghi porcini nostrani tutto l'anno, i tantissimi piatti cucinati a base di cacciagione in tutte le versioni. Dunque, ristorante Manobiola, la scelta giusta a Bergotto di Berceto. Per prenotare, telefono 0525 64 511 e buon appetito, si ritorna a tavola. Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà. Dalla passione per la moda e l'amore per i bambini nasce Dudù, abbigliamento da 0 a 16 anni. Il negozio è piccolo ma accogliente, colorato al punto giusto, con piccoli dettagli che sanno fare la differenza. Dudù cerca di accogliere e sorprendere con gentilezza tutti i suoi ospiti, proponendo le migliori marche internazionali fino al Made in Italy di eccellenza. Bisou, Guess, Liu Joe, Fred Mello, Please, Dixie, Airos, Pyrex, Scout e le scarpe Two Stars per femmine, maschietti e, perché no, anche per le mamme più fortunate. Dudù, via Mazzini numero 3, Borgotaro. Masco, ristorante pizzeria in Largo Roma a Borgotaro, vi aspetta nel suo ristorante pizzeria per farvi degustare e assaporare le pizze, la sua cucina con prodotti di altissima qualità. Fatevi tentare, venite da noi, provate, venite a trovarci prenotando al 0525 96 593. Masco, più masco che mai. Centro Legno di Squerica all'Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro, con telefono 0525 920068. Pellets di primissima qualità, bio pellets, produzione austriaca, certificato A1. Prezzo promozionale per tutto il mese di ottobre a 4,64 € al sacco di chilogrammi 15. Il vero e grande professionista del legno, Squerica all'Alberto a Borgo Valditaro. Poi ci sono altre occasioni naturalmente di prezzo e naturalmente potete scegliere tra la produzione austriaca ed altre produzioni. Bene, torniamo in onda, caro Paolo, e ti faccio una domanda commerciale, perché tu sei uno dei nostri sponsor. Questo momento che ormai dura da 8 mesi, perché da marzo febbraio. Il carnevale quanti era? Certo. Fervare. Sì, esatto. Era cominciato prima del carnevale. Allora, io sono convinto, ma a tutte e due faccio la stessa domanda, poi dopo anche parleremo delle varie società. Ma questo momento che dura da troppo tempo a livello commerciale potrebbe davvero far chiudere il calcio dilettantistico? Come alcuni già dicono. Ma non solo il calcio, gli sport, non solo il calcio o il pallacanestro a livello dilettante, ma secondo me anche a livello professionistico, perché professionistico c'è una medicina, c'è, ma dove le vai a prendere? Una medicina c'è, ti spiego poi. Tu fai un terzo i grandi stipendi, vedrai che hai risolto il problema. Dove le vai a prendere i soldi? Vuoi dire, Ronaldo, cominci a dire facciamo un terzo, caro Cristiano, perché vivi lo stesso. Sì, però in Italia che possono sopportare i costi di una società di Serie A, no, nella mia terra. Di Coronado e altri. Ho capito, ma non parliamo dei singoli, perché qui neanche dei giocatori che c'ha più stipendio. Sì, ma quelli non li tocchi, uno a 300.000 euro, 400 non lo tocchi, Il costo complessivo per portare avanti un campionato a livello professionistico, no, tu ti appi i soldi, tu le prendi i soldi, che i cinesi che ha. Dico, le nostre società che si basano sugli aiuti delle aziende locali, queste aziende potranno ancora
aiutarlo lo sport? No, se continua così dall'aspetto commerciale arriverà a poche, niente. E questa è la realtà delle cose. Voglio dire. Abbiamo già, ora, a livello commerciale, a livello di economia. Ma può intervenire, poi c'è, la tua, poi potete intervenire. Poi c'è il settore, magari siamo di problemi immensi, siamo prima. Puoi capire con questa storia qua cosa viene fuori. Perché ci sono dei settori che fanno ancora più soldi, quelli che fanno le mascherine adesso li fa soldi. No. Ma a livello commerciale, vuol dire, è sempre più problematico. Davide, volevo intervenire su una cosa che ha detto lui, poi torni te, non c'è problema. Io penso che se mancheranno i soldi la soluzione c'è. No. Tu se vai a sciare ti pagano o paghi lo skilif? Te lo paghi. Buono. Se vai a nuotare paghi la piscina? La paghi. Se vai a giocare a tennis paghi il campo? Lo paghi. Se vuoi giocare a calcio devi pagare l'iscrizione. Sì, però si divide le spese. Però spariranno metà società, dire. Quello è fuori dubbio. Ma qualche duno ci sarà che potrà iscriversi ai campionati, portare avanti i campionati, perché sarà gente che ha un po' di soldi, che vuole come dire contribuire. Sai cosa c'è, Davide, no. Paolo? Una cosa buona, almeno io non so se è entrata in vigore, che adesso lo sponsor può defalcare tutto, sì, a livello di tasse. Questo è importante. Sì, è importante per le società. Sì, sì. Ah. Devi capire una cosa, però, che se io quest'anno ho meno reddito, perché ho lavorato meno. Diventa anche difficile sponsorizzare qualcheduno, perché ho fatto meno, e quindi secondo me si tornerà un po' a avere le squadre, probabilmente qualcuno sparirà, ma spariranno parecchie. Il giocatore di Parma secondo me non verrà più a giocare a Fornovo, a Borgotaro, Solignano, giocherà a Parma, a Solignano giocherà con quelli di Solignano e zone limitrofe, il Borgotaro, la Valtarese come sta già facendo, perché sono già, giocherà con le persone qui dintorni. Sì, la Valtarese è agevolata su questo, perché ha tutti i ragazzi di qua. È una politica che hanno adottato, poi qui sono, diciamo che un po' di caduta di giocatori ci sono, quindi quindi sarà una cosa come era anni fa, perché ricordiamoci che anni fa, che sono un po' vecchiotto, quando giocavo ci pagavamo le visite mediche, ce le pagavamo noi per giocare. Mi ricordo un anno che abbiamo tirato fuori 30 o 40 mila lire a testa per farci la tuta. Sì, però uguale. Voglio dire, è un peggioramento della vita sociale, ma mica se non da si può, poco. Ah, certo, ma se non si può, non si può. Se vai indietro negli anni 50, appena finì guerra, squadre iscritte alla FIGC, c'era la Valtarese e basta. Appena per dirti, ma voglio dire, qui c'è un peggioramento mica da poco, no? Perché qui non è solo lo sport, esatto, tutto l'insieme, il peggioramento c'è dappertutto, è tutto l'insieme, è la società insieme, ma è una cosa che ci trasciniamo da un po' di tempo, non è, poi questa cosa qui, che secondo me qualche doyle è responsabile, perché voglio dire, non è che le cose vengono così tanto per venire, vuol dire, sai, quelli che studiano fa credere al 6%, voglio dire, ma hanno indebolito tutto l'Occidente. Tutto l'Occidente è sotto ricatto. Tu lo so che vai a finire. Tutto sotto ricatto. Adesso, naturalmente. Perché da dove è partito? Problemi in amica. Sì. Però, caro Paolo, tu indossi un abbigliamento particolare. Adesso tu però ormai per par condition devi toglierlo quel cappello, perché farò così. Sì. Ecco, fai così, vedi un po' tu. Sì, farò così. No, davvero, siamo in una situazione, a prescindere dallo sport, sono ignorante, ma le cose, anche le cose che sono successe, io non dico di questo specificamente del virus, ma di altre cose, c'erano dei 20 anni fa che veniva fuori questo coschi. No, poi ci andiamo dentro. Questo me la fai di politicamente. Dopo, fermati Davide, perché sennò voglio sentire anche Davide. Ma io avrei un'idea, ma scusa, se noi, tutte le grandi squadre, in questo momento stanno per Serie A, Serie B, stanno perdendo incassi
a iosa a livello di spettatori, perché non ne fanno. Gadget sicuramente, o comunque tutto quello che vendono abbinato alla squadra, è in discesa. L'unica cosa che rimane sono le televisioni che pagano. È l'unica cosa che in questo momento rimane. Sei sicuro? Ma, non lo so, lo dico. Ma anche le televisioni tu IAP soldi. No, capito. Ma, vieni sempre da quella fonte lì, dal lavoro, vengono sempre anche le televisioni, gli sponsor, le prendono perché quelli là lavorano e guadagnano. Ah, allora dicevo, scusa, io ti ho messo. No, mi stavi dicendo che le televisioni... Allora, non si potrebbe tutta le squadre mettersi insieme e dire, ok, signori, volete... Mi allaccio a quello che hai detto. Volete giocare, caro Ronaldo, caro Ibrahimovic, caro qui, caro là. Allora non bisogna, qui il top è così. Sì, d'accordo, però non bisogna fare tutto un erbo un fascio. Ho detto prima, il professionismo è una cosa, il diventatismo è un altro. Il professionismo è come se io vado a lavorare da Barilla, prendo 1500 euro al mese e mi dice adesso te ne do 750 e mi fai lo stesso lavoro. Il professionismo è il professionismo. Io penso che lì sicuramente caleranno anche lì, ma non lo puoi paragonare a livello dilettantistico. A livello dilettantistico, sì, ma dicevo questo, la federazione potrebbe usarlo per sostenere i deboli. Sì, ma le società, se vogliono continuare a vivere, probabilmente se gli sponsor saranno meno, l'unico modo è che ci autofinanziamo tutti. Se io voglio fare una cosa per divertirmi, devo spendere e non devo più prenderne. È così. C'è poco da fare. Se una volta mi pagavano le scarpette da calcio, adesso le scarpette da calcio me le devo pagare io se voglio giocare. Se voglio andare a giocare è così. O nei giovani perché pagano la quota? Spiegami perché nei giovani pagano la quota e nei... Sì, giusto. Perché ci sono le spese e via discorrendo. Ma le spese ce le ha anche la prima squadra. Sì. Quindi secondo me. Adesso io spero di no, spero che non si arrivi a quel punto lì. Però se continua ancora un po'. Chi vuole continuare deve far così. O a meno che non arrivi Pantalone e che dica ok, io voglio vedere il mio paese giocare e ho i soldi, ce li metto. Però non so in quale paese potrà succedere una roba del genere nel nostro circondario. Non lo so. E secondo te far capire ai giocatori dopo aver elargito di qua e di là è facile? Questo? No, né ai giocatori né agli allenatori né a nessuno, però... l'allenatore a mio avviso deve comunque avere qualcosa. Vabbè, ma lascia stare, se tu pensi comunque, io ho parlato con diversi ragazzi che giocano ancora e che erano anche vicini all'età per smettere. Sì. Quando sono stati 2-3 mesi così gli ho sentiti dire io per 2-3 anni voglio giocare ancora. Gli è tornata la voglia di giocare perché il calcio per me è lo sport più bello del mondo. E quindi non praticare ti viene ancora di più la voglia. Secondo me se uno ha voglia di farlo perché si diverte ancora non guarderà i 20-30 euro che prende a settimana o i 50 del rimborso spese. Lo farà vicino a casa perché anziché spendere i 20 euro di benzina lo farà nel paese vicino a casa, ma lo farà. Se ha veramente voglia, se non ce n'è, non ce n'è. Perché promettere e non dare penso che sia la peggior cosa che possa fare una società. Davide, domenica partono tutti i campionati, almeno per la Fisici. Ecco. Così dicono. Sì. Ci saranno squadre che rinunceranno, probabilmente. E questo, come avete detto voi, il campionato non è più un campionato. Questo intanto bisognerà vedere chi veramente non va al campo, quante saranno, perché se saranno tante secondo me dovranno prendere un provvedimento, se saranno uno o due probabilmente il provvedimento sarà diverso. Io penso che le società oggi dovrebbero essere tutte coese in un'unica direzione, poi dopo non è mai facile mettere d'accordo tutti, quindi quello che succederà, succederà. Secondo me oggi la salute, ripeto, viene prima di tutto. E chi non se la sente è capibilissimo. Io, ti ripeto, ho sentito anche diversi giocatori che non, quest'anno pensavano di fermarsi per quel motivo lì. Io ho sentito l'amico Paolo Savani, il presidente della Terre Alte, che lunedì sarà nostro ospite. Sempre se il buon Dio vorrà, perché qui ormai bisogna pensare così. Vabbè, adesso non bisogna mica neanche. La sua squadra parte. La sua squadra va a giocare. Con tutti i problemi che ci saranno, però parte. Se loro si sentono sicuri e convinti, fanno bene. Io non è che discrimino chi parte, chi non parte. Io ho solo espresso la mia idea. Se loro si sentono sicuri e tranquilli, fanno bene a farlo. Però chi non si sente tranquillo,
ha altrettanto ragione, secondo me. Non esiste. Invece ci sono, sembrano, sempre, perché sempre per sentito dire, perché la certezza non ci sono i dirigenti. Lo sapremo domenica qui. Sera. Lo sapremo domenica sera. Sul compiano si vocifera che invece ci sia ancora da pensare. La stessa cosa il Valgotra, la stessa cosa sembra Bardi, la stessa cosa Bedonia, insomma il nostro campionato sì, ma... che era fantastico di seconda. Ma voglio dire, peccato. Diventa un po' così. È un peccato. Allora, se è così. Sì, però se uno usa la ciappa, chi è la responsabilità? Vuole dire, allora, sai, c'è da dire che uno lo può prendere in qualsiasi momento. Sì, no? Non è detto che la però prenda. C'è da dire una cosa, che meno probabilità, cioè meno giri faccio, meno probabilità ho. Cioè per dire che noi stasera meno siamo meno, tutti siamo a rischio. Meno vai a contatto con gli altri, con più possibilità di acciappalumea, vuole dire. Però da prescindere tutto, è una situazione complessiva che è allucinante, punto e basta. Poi c'è chi si sente in un modo, chi si sente nell'altro. È una situazione allucinante. Non dovevano cominciare il campionato, però adesso, dovevano cominciare a fare un passo. Paolo, scusa, una cosa. Però c'è una contraddizione a livello internazionale incredibile, perché in Germania ha sempre giocato. Ha sempre giocato, ma adesso ha dei problemi anche lui. Ora, se è vero che ha questo coso qui, non, lo so. Non devi giocare. Ma i dilettanti, non so, parli di professionisti tu. Sì, qui cominciano a essere problemi anche sui professionisti. Però. Far passare l'inverno. Sì, no, i problemi ci sono anche sui professionisti, però lì... Dovevano far passare l'inverno, vedere nell'inverno cosa succedeva. Magari Santa Fiora aveva che studia meno, cui inventa, cui scopre una mezzaina, cui tacciapi, la pastiglia, ti per lo guarì, poi giocare il ballone, poi andare a cercare qualche... e poi fare voi. Ma così adesso è una situazione problematica. E mi dico la verità, io se allenassi ancora, mi avrei dei pensieri, veramente pensieri, andare in campo e fare allenamento, fare la partita e via discorrendo. Tu, Davide? Cose. E guarda che mi piaceva, certo. Mi ero in partita, mica la domenica mattina, a sabato sera ero già in partita. E quel che arrivava, allora, piaceva veramente, però mi sarei così. Te, Davide? Io avrei una voglia di andare a San Siro a vedere Mina, che non ci vedo più, però non ci posso andare. Lo guardo in televisione. Tra l'altro stasera c'è il big match. C'è il big match, mi hai fatto perdere il big match. Le donne, Milan Juve a San Siro. Esatto. Milan Juve a San Siro. Esatto. Adesso vai a vedere su internet, telefonino, e diamo il risultato. No, mi sarebbe, sì, non lo so, non sono coinvolto direttamente, quindi dirti se sarei partito, però avrei avuto molti, molti dubbi. Molti dubbi. Sì, poi comunque... diventa secondo me difficile anche preparare una squadra. Io sfido, non lo so, se una società ha 22 giocatori, tutti i 22 sono convinti, l'allenatore è convinto, la società è convinta, va bene andare avanti. Secondo me è difficile da trovare, però, perché... Tutte le cose, prendi delle decisioni drastiche, punte, le mezze cose, in tutte le cose. Ci vogliono le regole. Allora, intanto, se volete intervenire, il numero c'è, un sms lo potete mandare, domanda a Davide o a Paolo, 389 59 70 243. Noi non esitiamo assolutamente a darvi consigli. Tu hai fatto una domanda specifica dopo. Continui Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte, salate e nonne
e alta specialità, naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditara. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525973318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco. Le nostre carni sulle tavole di tutti noi. Carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Borgo Hotel, il negozio amico della telefonia. Wind, TIM, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind. Puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgo Hotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più, vieni a trovarci a Borgo Hotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditara. Savani Paolo, concessionario Sivam, esclusivo per la zona di Parma, specializzato in prodotti per l'agricoltura. Ampia gamma di latte in polvere per lo svezzamento dei vostri vitelli. Mangimi di alta qualità per le vacche da latte. Integratori vitaminici minerali tecnologicamente avanzati per il vostro allevamento. Le migliori varietà di erba medica per le vostre semine primaverili e sementi di frumento e orzo per le vostre semine autunnali. Ampia gamma di lettiere per cavalli e la loro alimentazione. Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgo Taro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocarro o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car. Autocarrozzeria Borgo Taro, veloci e professionali. Centro Legno di Squeri Callalberto, via De Gasperi 5 a Borgo Taro, con telefono 0525 920068. Pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca, certificato A1, prezzo promozionale per tutti i mesi di ottobre, 4,64 euro al sacco di chilogrammi 15. Amici miei, il professionista del legno è Squeri Callalberto, Centro Legno Borgo Taro. Allora, adesso parliamo nel dettaglio. Caro Paolo, lo so che tu non segui per quello che puoi, anche perché avendo naturalmente l'attività commerciale non è che puoi dedicare molto tempo a però andiamo un po' più nel dettaglio calcistico della cosa. Allora, la Valtarese, tanto. Valtarese è una squadra così alto, perché ti ho detto, io seguo pochissimo e via discorrendo. Mi sembra una squadra molto giovane, molto equilibrata, molto giovane da Kulka. Sai cosa c'è? Che in questo momento non ha più questo portiere che le dà una parte, che quello che ha preso magari non lo conosco, non lo so. Grilli per motivi di studio non gioca quest'anno. Mi spiace perché era bravissimo. Prima di tutto viene il lavoro e lo studio, poi veniva allo sport, allora si aveva esigenza di studiare veramente, perché però senti, credo che ormai abbia dato un'identità a questa squadra che non dovrebbe avere problemi. Una squadra molto giovane, mi sembra, e poi dietro c'ha l'Under 19 Juniors, come si chiamano oggi. La Cavaltarese è messa bene, ecco, diciamo, perché, ma anche lì, sai, portare avanti tutto quello che c'è dietro alla prima squadra è un bel impegno anche lì. Paolo, dunque il Valgotra naturalmente vince il campionato, va in seconda, però cambia allenatore, Grillo se ne va,
prima o poi avrò Grillo qui e ne saprò di più, almeno spero. E sì, se ne va, non è più l'allenatore del Val d'Otra, e torna Cacchioli, se non sbaglio, no? Che ormai è un'istituzione a Val d'Otra. Val d'Otra naturalmente affronta un campionato decisamente superiore all'anno scorso. Non so se la squadra è la stessa o no, beh, è stata un po' cambiata, però. Cioè, beh, però insomma, beh, sai, Val d'Otra, diciamo, è organizzato, è in mano a delle persone che è una vita che è dal balò. Se sarà andata via qualche giocatura di un certo livello, questo non lo so, perché io sono all'oscuro di tutti, di tutto, avranno preso qualchedun altro che più o meno avrà le stesse caratteristiche. Dunque penso che le nostre squadre Compiano, ormai squadre in terza, non ne abbiamo più, no. Sono tutte squadre in seconda. E allora Bardi in seconda, Compiano in seconda, Vedone in seconda, Terre Alte che si è rafforzato parecchio, a mio avviso, in seconda. E dunque saranno rinforzati. E domenica c'è il derby, tra l'altro, se giocano, c'è questo importante derby che è Terre Alte Val d'Otra. Staremo a vedere strada facendo cosa venga fuori. Mi sono sempre convinto che non è un campionato regolare, diciamo così, non che sia di seconda, di terzo, di prima, né mica regolare, però strada facendo vedremo il svolgere di ogni partita. Poi si vede nelle prime partite, vedi subito più o meno il valore della squadra. Poi torna a te, che vedo che è una però prima volevo sentire lui. Ma te segna anche a te Kuzgoki? No, non lo so. E poi me lo fai. È qualcosa che quasi tutti si scorda. Benissimo. È calcio borgotarese. Ok, allora Davide, la tua su questa prima parte. Su tutti questi derby che eventualmente, sulle squadre, chi si è rafforzato di più, chi meno. Io penso che se... Solignano, anche secondo me, si è rafforzato. Solignano si è rafforzato anche lui. Secondo me è tornato Giovanni, che aveva fatto molto bene l'anno prima quando li aveva presi a metà campionato, aveva fatto un girone di ritorno importante. Poi quest'anno loro dovrebbero avere l'entusiasmo del campo, perché ormai penso che, adesso non so a che punto è, però parlavano di settembre-ottobre, probabilmente magari con questo lockdown può darsi che sia posticipato appena, però hanno un centro sportivo, secondo me diventerà un centro sportivo invidiabile in tutta la provincia. Certo. E quindi secondo me hanno molto entusiasmo. La Valtarese penso che sia una squadra che si confermerà sicuramente, anzi alzerà un po' il livello dell'anno scorso, perché è un anno in più che sono insieme. Non so se ha fatto qualche acquisto importante o... Sì, qualcosa ha fatto, è però... Martini è rimasto? Che io sappia, sì. Quindi è già una buona cosa. Poi in seconda, se il campionato riesce a svolgersi in modo regolare, secondo me sarà un campionato bellissimo, pieno di derby. Perché Bardi, Bedogna, Compiano, Val d'Otra, Terceto, cioè sembrano i campionati di qualche anno fa, quando c'erano tutti i derby in terza. Esatto, derby in terza, adesso sono in seconda. Secondo me con il Berceto, diciamo, un livello sopra le altre, a livello di quello che ha fatto di squadra, a livello di nome di quello che ha preso, poi bisogna vedere che dirà poi la verità, è sempre il campo. Però secondo me ha fatto una squadra coi fiocchi, e ha una squadra competitiva non solo negli 11 ma anche nei ricambi, quindi questo... Per quanto riguarda la prima, scusa, sì. Il Fornovo come lo vedi? Perché il Fornovo fa la promozione. È vero, la Fornovo fa la promozione e si è ulteriormente rafforzato. Infatti. Ma sai, lì c'è stata una fusione tra Fornovo e Medesano l'anno scorso, quest'anno è entrato anche la Futura, quindi il settore giovanile è diventato tutto uno. E anche loro a livello di società adesso sono molto organizzati, insomma il Fornovo ha fatto degli ottimi passi rispetto a 4-5 anni fa, insomma si è rimesso in carreggiata, è tornato nelle categorie dove è giusto che rimanga un paese del genere, insomma. Poi ripeto, con la fusione col Medesano diventi più forte se collabori se ti metti insieme con altre realtà. È sempre stato così anche negli anni dietro, ma oggi è ancora di più.
Sì. Analizzando ulteriormente, ecco, Alberti, tu concordi con me che si sia ulteriormente... Beh, ci ha rinforzato bene. Orlandi è tornato Mihai. Insomma, poi l'allenatore ha portato qualche giocatore, lui Pioli, insomma, c'è nato anche Spagnoli. È vero, anche il figlio di Didier, Spagnoli, insomma, dal Martolara, che ha sempre giocato a livelli di nomi. Insomma, ecco, esatto. Diciamo che a livelli di nomi ha una squadra... Spagnoli penso che in difesa sarà determinante. Cioè, deve essere una delle principali favorite del campionato, dopo poi bisognerà vedere cosa dirà il campo. Poi penso che anche un po' si sia rinforzato anche il Compiano. Non so il Valgotra, perché so che ha perso qualche pezzo. Esatto, quindi magari bisogna vedere. Non so se riuscirà a prendere qualche d'uno. Però non so, penso che sia come l'anno scorso, con la differenza che è una categoria in più. Una categoria in più, e poi so che un giocatore 2 l'ha perso, perché Scarpenti è mica tornato a Bedogna. Certo. Quindi insomma, è un ragazzo che è andato alla Valtarese. Vero. Quindi insomma, bisogna... A volte cambiare una squadra, se cambi 2 o 3 giocatori, bisogna fare attenzione, perché poi come dici te è una categoria in più. Poi però sono tutte società che non mollano un centimetro, quindi se la giocheranno, insomma. Il bello di quei derby qua è che comunque anche la squadra più debole tira fuori il meglio, perché Valgotra Compiano non è mai un amichevole, Valgotra Bracetto non è mai un amichevole, cioè sono tutte partite tirate, anche se comunque magari da una parte c'è qualcuno che a livello tecnico è meglio, ma sono sempre delle partite che il risultato è sempre in bilico. Quindi... Tu cosa volevi dire su quella foto? Perché visto che No, adesso abbiamo ancora 2 minuti, tranquillamente, abbiamo la possibilità. Allora, tiriamo fuori dopo. Allora, andiamo sempre sulle cose tecniche nostre. Per quanto riguarda la Valtarese abbiamo detto, il Fornovo è sempre una nostra società, abbiamo detto, il Bardi abbiamo detto, però a me mi incuriosisce molto il Cervo, ma sempre incuriosito. Tu come lo vedi quest'anno? Il Cervo anche lui ha saltato la categoria. Certo. Anche lui è tornato nelle categorie dove è sempre stato, soprattutto ha fatto 2 o 3 anni che è sceso, però adesso è tornato dove quelle sono le categorie che spettano quei paesi lì, che hanno un bacino d'utenza che è importante. Insomma, Colecchio è importante. Lui ha sempre avuto un settore giovanile, certo. Poco. Sicuramente cercheranno loro quest'anno, secondo me cercheranno di mantenere la categoria senza strafare. Perché dopo se fai il passo più lungo della gamba diventa un po' noioso. Ma sai, quando sei vicino alla città, sai, hai più possibilità, insomma, di portare a casa anche qualche altro giocatore che non è del posto, ecco. Perché è tutti lì, sai. È vero, la città ha quel vantaggio lì, la montagna ha il vantaggio che non mollano un centimetro. Sì, la montagna ha come col carattere che c'è sempre il distinto su quello. Per questo motivo qua, però insomma, in montagna viene sempre più dura a fare squadra. Perché... Davide, una curiosità, ecco, per un allenatore quest'anno si aggiunge questo problema, per cui avrà ancora più vita difficile all'interno di una società, un allenatore, gestire la squadra. Beh, secondo me la cosa più difficile sarà riuscire a prepararla. Sì, però... esatto, prepararla sarà... ancora più difficile, perché non sai mai chi c'è, chi non c'è, insomma. Anche gli schemi, come puoi studiarli? Io oggi non so se gli allenamenti se stanno distanziati, questi non ho visto allenamenti di società, quindi non so se riescono a preparare per dire, perché oggi l'organizzazione secondo me è fondamentale anche in terza categoria, devi avere un minimo di organizzazione, andare allo sbaraglio, quello che viene, secondo me ormai non c'è più nessuno che lo fa, un minimo devi farlo tutto, quindi calci piazzati, il sistema di come difendere, di come attaccare, di come andare a passare l'avversario, sono tutte cose che devi provare. Devi fare l'allenamento. Se non riesci a fare l'allenamento come si facevano gli anni passati, diventa sempre più duro. Cioè, dopo tu vai nello spogliatoio la domenica a parlare alla squadra, come ci parli? Fino adesso mi hanno detto che escono dallo spogliatoio e vanno fuori, ma quando ci sarà brutto tempo, nevica e quant'altro, esatto, quindi non è facile.
Ecco spogliatoio. Perché ti ho detto, parlare con la così. Io sentivo che si cambiano dentro lo spogliatoio con la mascherina, ma, ragazzi. Cioè, ma sono tutte cose che... tra la volta. No. È tutto più difficile. È tutto, perché anche creare il gruppo diverso. Affiatato, il gruppo affiatato con tutte queste cose qua, avviene ancora più difficile anche creare un gruppo affiatato. Certo, perché c'è meno comunicazione, perché, meno è così, ragazzi. È anche vero che non bisogna esagerare, perché se poi non si va a fare allenamento, ma si va in un posto a fare l'aperitivo in 50 uno sopra l'altro, è peggio ancora, non cambia, è molto niente. Peggio. Ecco, esatto, quindi anche lì bisogna avere, insomma, la giusta misura. Allora, in modo solitario vi diamo notizie commerciali. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Valditaro, in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, a Borgo Valditaro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo. Macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97 447. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi lo trovi a Borgo Taro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Caseificio Sociale Borgotaro, Ponte di Scodrino, Albareto. Da 50 anni produce il parmigiano reggiano di montagna, prodotto con latte dei propri soci rigorosamente da Valtaro. Nel punto vendita del caseificio lo si può trovare in diverse stagionature. Inoltre troverete tutti gli altri prodotti caseari, primizie locali come funghi, marmellata, conserve, salumi e vini. Vi ricordiamo il nostro reparto macelleria, con carni nostrane delle nostre valli, dal produttore al consumatore. Il lunedì siamo presenti davanti al Farnese, nel mercatino dei produttori. Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte di Scodellino, Albareto. Finalmente si ritorna a tavola. Il ristorante Manoviola vi aspetta con la sua strepitosa cucina casalinga, dove i grandi protagonisti sono i funghi porcini nostrani tutto l'anno, i tantissimi piatti cucinati a base di cacciagione in tutte le versioni. Dunque, ristorante Manoviola, la scelta giusta a Bergotto di Berceto. Per prenotare telefono 0525 64 511 e buon appetito, si ritorna a tavola. Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà. Dalla passione per la moda e l'amore per i bambini nasce Dudù, abbigliamento da 0 a 16 anni. Il negozio è piccolo ma accogliente, colorato al punto giusto, con piccoli dettagli che sanno fare la differenza. Dudù cerca di accogliere e sorprendere con gentilezza tutti i suoi ospiti, proponendo le migliori marche internazionali fino al Made in Italy di eccellenza. Bisou, Guess, Liu Zhou, Fred Mello, Please, Dixie, Airos, Pyrex, Scout e le scarpe Two Stars per femmine, maschietti e, perché no, anche per le mamme più fortunate. Dudù, via Mazzini numero 3, Borgo Taro. Masco, ristorante pizzeria in Largo Roma a Borgo Taro, vi aspetta nel suo ristorante pizzeria per farvi degustare e assaporare le pizze, la sua cucina con prodotti di altissima qualità. Fatevi tentare, venite da noi, provate, venite a trovarci prenotando al 0525 96 593. Masco, più masco che mai.
E salutiamo anche gli amici di Masco, e questa è l'ultima tranche, gli ultimi minuti, una decina, 10-12 minuti di chiacchierata con i miei amici ospiti, per cui parliamo di Serie A. Io un in bocca al lupo lo voglio fare all'amico Marcello Gazzola, che è tornato a Parma, che si allena in gruppo e che spero che prima possibile sia disponibile per entrare di nuovo in gioco da vero protagonista. E in bocca al lupo che facciamo anche noi a questo ragazzo di Borgotaro, che è un grande anche e soprattutto sul fatto umano, non solo di gioco. Beh, anche lui le sue soddisfazioni o Gavio anche a lui. Direi di sì, 20 anni di professionismo. Ma la fortuna e la sfortuna a certi livelli, se non ti succede mai niente, fortuni fisici. Certo. Al coso le tutoline. Parliamo di Serie A, perché Serie A, parlo di Serie A, ma mi veni mai, ti hai detto che spegni mia vedo. Ma non si possono vedere perché non abbiamo. Ora mi sono venuti in mano delle foto dell'Audax Borgotaro, dove c'è Fabio Borsoni, Carlo Caretta, Fabio, grande giocatore. Quanto potrei fare a vetta e a fare una vetta? Quest'anno sarà dura perché abbiamo una capienza ridotta. Qui ha un pezzo di storia calcistica di Borgotaro che non da poco. Ecco. Perché quando la Valtarese ha smesso di fare il settore giovanile è venuta fuori l'Audax Borgotaro, no? Da Checchetto a Carlo Caretta, a Gianni Caretta, Mariani, che hanno creato la OD e hanno fatto il settore giovanile, di quale è venuto fuori anche Fabio Borgione e Carlo Caretta, che sono andati alla Reggiana. Certo. Ora, per chi è che ha un pezzo di storia, che tantissimi giovani, anzi, secondo me, la maggioranza dei giovani non sanno neanche se è esistita. E allora bisogna tirare a fuori e fare vedere, no? Perché queste persone qua, come dirigenti, purtroppo. Da Checchetto a Gianni Caretta a Luciano, a Bruno Gavarò, tutta gente che purtroppo ci ha lasciato, ma hanno fatto una continuità del settore giovanile grazie a questa gente qua, perché la Valtarese vuoi perché non c'era più nessuno che lo faceva. Ora io vengo fuori a Chirurgia per non so quant'anni, ma per un po' d'anni hanno curato il settore giovanile e sono venuti fuori i giocatori, più fuori di giocatori che gli ha fatto anche il professionismo, poi anche gente che ha giocato in giro, poi ti dirò se venirò ancora, ti dirò i nomi e via. Okay. Allora, tu hai parlato di Serie A? Sì, quello che è accaduto tra Juventus e Napoli, come vedi, sono le leggi che a volte sono chiare. No, a volte le leggi, meno, è quello che abbiamo. No, le leggi, è quello che abbiamo addosso. Poi magari sono io che quello, non conosco nulla. È quello che abbiamo addosso. Due giocatori del Napoli e risultati positivi, l'USL ha detto. Ma come ha detto lui, il Milan l'aveva, però ha giocato. Ho capito, ma l'USL ha ordinato, sta tutti in quarantena. A me non mi pare di aver capito così, tutti in quarantena, tutti vestiti, tutti in quarantena. Ma se adesso la fisicina pensa diverso, allora, dice 3-0 alla Juve e non se ne parla più. Chi dà ragione al Napoli e chi dà ragione alla Juve? La realtà che è una situazione che per mica giugà, punto e basta. La realtà, io la penso così, quanta vuol dire, non, è inutile girare in giro al fico. C'ha ragione la Juve, lei si è presentata, no? Adesso il giudice sportivo darà la vittoria alla Juve, però quelli là hanno documento che l'USL uga puribit mus. Questo fa? Cosa fai Davide? Cosa fai? Questo qua è tutto grazie a Kurt Gavum. Ma poco chiarezza. Te cosa dici? Per cambiare Serie A? Sì, Serie A e il professionismo, insomma, sicuramente stanno uscendo problemi anche lì. Ma lo si sapeva, come escono dalle scuole, i problemi usciranno lì, usciranno nelle aziende, escono dappertutto, perché non è che loro vivono un mondo a sé, cioè, però, ripeto, loro sono dei professionisti, quindi... ci sta che se hanno qualcuno contagiato, è chiaro che se, come nel caso del Genoa, che erano in 20, sono adesso 22 quelli che sono, capisco che una squadra come fa a giocare, però se ne mancano uno o due tu devi giocare, c'è poco da fare. Poi dopo, perciò quello, Napoli... No, io non voglio dare ragione né alla Juve né al Napoli, io dico che bisogna, le regole devono essere chiare.
se il Napoli non si è mosso perché veramente non pot- come di regola non si poteva muovere, anche lui come fa ad andare a Torino? Cioè, poi bisogna vedere se non è vero, perché qualcuno dice che quando hanno trovato il primo positivo loro dovevano autoisolarsi tutti, invece non si sono autoisolati, sono andati a casa anche dopo il secondo positivo che era Elmas, quindi mentre le altre squadre, come c'è un positivo, si mettono in autoisolamento, così dice il regolamento della, della FIGC. Lì bisogna capire dove sta la ragione, dove sta il torto. Come in tutte le cose, poi c'è qualcuno che, se le regole non sono ben chiare, furbeggia. Io non so se l'ha fatto la Juve, se l'ha fatto il Napoli, non voglio giudicare. Io dico che una, vedere una squadra che, di Serie A che va allo stadio sapendo, si schiera, benissimo, si schiera, sapendo benissimo che l'altro non arriva, per me è una pagliacciata, però c'è anche da dire che la Juve probabilmente doveva farlo, cioè se il regolamento doveva dice farlo, qui doveva farlo, farlo perché se non si presentava aveva partì persa a Calais, questo è il regolamento, ti non chiedo, ti presenti, Davide, vi chiedo ragazzi, ma perché in Italia e non da altre parti dove i campionati vanno avanti comunque con regolarità, e anche là ci sono problemi. Ripeto, perché probabilmente... Perché non c'è chiarezza non tra c'è... politica e naturalmente... Cioè, c'è un po' di incompetenza, parliamoci chiaro. Su. Non c'è chiarezza, insomma, non sono stata... Cioè, bisogna parlare meno e fare di più. Cioè, questa gente non si può alzare di notte, pensare e domani mattina legiferare. Deve pensare ai risvolti poi che una legge può produrre. Se una legge non è chiara... produce effetti disastrosi. Beh, certo, ma questo in tutto. E certamente loro non hanno problemi, perché loro sono fuori dalle cose. Nella certo. vita di tutti i giorni, un militare nell'esercito, un tenente colonnello, nel confronto di un tenente colonnello medico, fa fede il medico. Ah, vabbè, ok. Allora decide il medico, come dice Sian, deve decidere il medico. Io voglio dire, è una situazione... problematica, perché adesso magari dai 3 punti a uno e togli l'altro possono essere determinanti per un campionato, quindi il campionato diventa falsato. Come dicevo prima, ma tutti i campionati sfasciano, perché è la situazione alla fine così. Magari 2 o 3 punti alla fine dell'anno possono essere 3 punti trai se perdi al campionato, no, poi diventano 6 di differenza tra una squadra, certo, che uno ne fa tra meno, l'altro ne fa tra di più, quindi insomma, bisogna la vita. Le leggi devono essere chiare, ci sono dei settori dove le leggi sono molto chiare e applicarle ci vuole un secondo. In questo caso erano chiare. Entriamo nel campo della chiarezza. Dimmi una cosa che è chiara in Italia. Ti domando una, perché se entriamo in questo campo però, qua... Adesso parliamo di sport, sì, ragazzi, dai, insomma... Ma voglio dire, di dimmi una cosa che sia chiara in Italia, voglio dire, ma non è mica una. Per quelli che 40 anni fa hai messo i gaduri, che dicevo, ragazzi, dovevi studiare, perché a me studia poco, ma non studia troppo, perché chi con più studi con più fa di danni. E go indovina, 40 anni fa. Però restiamo nello sport, ma anche nello sport, le leggi anche nello essere sport, chiare ci mettono poco a farle chiare, non è che ci sia da inventare chissà che cosa. Se come dice Gian, decide il medico, ok, FIGC e politica dicono ok, il medico dice questo, dobbiamo applicare questo. Ma non c'è scritto, non c'è. Quando ci sono i problemi poi tutti dicono poi la sua e vengono fuori. Se no, come hai detto te, la Juve merita i 3 punti, giustamente, perché lei si è presentata. Il Napoli demerita, deve pagare. Non lo so, bisogna sapere bene com'è il regolamento, come si sono comportate, bisogna vedere se la società non poteva muoversi, non poteva muoversi. L'USL, quindi, almeno da quello che ha allora scritto i giornali, doveva prendere atto che il Napoli non si poteva muovere, se è così. Se invece il Napoli ha fatto il furbo che non ha avuto andare a Torino, deve pagare. Esatto. Però se è vero che l'USL ha proibito di muoversi, sì, ma dicono che l'abbia proibito perché loro non si sono messi in autoisolamento, è una colpevolezza del Napoli, è una colpevolezza del Napoli, certo, se è così, però bisogna vedere io non sono in grado, nemmeno io, domando a prescindere dall'episodio
specifico è un po' tutto, io non dico che è un caos, però insomma è tutto un coso così, voglio sì, dire. Sì, ma quella è un'industria che non si può fermare. Non si può fermare, si può non fermare. Non si può fermare, inutile che... perché, beh, in no, effetti un terzo fatturato nazionale, no, cioè, come fa? Cioè, già stiamo galleggiando. Parliamoci chiaro, economicamente, perché c'è chi, come avete detto voi, da questa situazione è uscito un vincente e ha fatto business, sicuramente, ma c'è tanta gente che purtroppo magari ha difficoltà a pagare l'affitto. Ho capito, ma allora questo era... Lo sport però deve... Però bloccare la terza industria sarebbe come bloccare, che so io, aziende che producono pasta o che producono, non so, ma beni di prima necessità. Ma se non li hanno fermati c'è lo stesso motivo. Esatto. C'è lo stesso motivo che in Italia. Perché c'è un indotto intorno al calcio che... Chiudere tutto diventa... Cioè è un problema serio. Come oggi chiudere tutte le aziende è un problema serio. È serio, sì. Bene. Allora, problema serio, vi faccio una domanda che è divertente. Inizia il campionato. No. Inizia il nostro campionato domenica e soprattutto proseguirà, si gioca, chi vuole partire per primo? Campionato di e poi chiudiamo, sì. Come dovrebbe iniziare, perché voglio dire, è arrivata la lettera che le squadre non giocano, bisogna vedere se... No, la lettera è arrivata che devono giocare. Che devono giocare, certo. Allora, sai, anche lì allora, con un presidente di società a livello così, fa, guarda che sono tanti problemi, Zamo, sai, chi ha un'attività, tirare avanti con un'attività al giorno d'oggi, devi stare attento, certo. Ma molto attento, e in più c'hai anche questi problemi qua, voglio dire, non lo so, mi dici la verità. Io non avrei cominciato i campionati. Bene, Davide, che poi dobbiamo chiudere. Dovessi decidere io non inizierei, però non lo so. Secondo te giocheranno, sì. Secondo me una partita o due gliela faranno fare. Secondo me. Poi c'era qualcuno magari che non ci va perché ha le sue ragioni di non andarci, c'è qualcuno che ci va perché ha le sue ragioni di andarci. Però secondo me all'inizio lo fanno. Poi dopo è più facile che lo fermano che altro, perché... Perché i problemi ci saranno. Secondo me è inevitabile. Sì, ma che senso ha cominciare cominciare e poi dopo 20 giorni, un mese, avere la paura di... Ma lì non di, ci sono certezze. Dire, è che si possa prevedere cosa succede tra 20 giorni. Il senso per cui lo fanno iniziare probabilmente c'è ed economico. Certo. Ho capito. E poi dopo, dopo vedranno. Allora, salutiamo, partiamo da te. E salutare forza e coraggio a tutti quelli che siedono nel campo, oggi come oggi ancora più coraggio che prima e più voglia che prima, e molto 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 più rischio che prima. Ok, Davide, un saluto a tutti, allo sport. Un saluto a tutti, allo sport in generale. Speriamo che le cose migliorino, che riusciamo tutti ancora a tornare a divertirci spensierati e arrabbiarci per una sconfitta e esultare per una vittoria. Grazie ragazzi, io vi do appuntamento, speriamo naturalmente, perché bisogna sempre dire così ormai, a lunedì prossimo. Grazie a tutti voi e alla prossima.